Buongiorno, anche oggi parliamo di disperazione di lavoro. Ascoltate il caso di questi signori. Buongiorno, io mi rivolgo specialmente a chi andrà a fare il sindaco a breve. Spero la Pivetti, lo spero con tutto il cuore. Però vorrei mettere in chiaro che prima che i nostri figli, come dici, vanno valutati, bisogna valutare gli esodati, perché sono una disperazione unica. Io ne ho qua presente il marito che avrebbe qualcosa da dire per tutti gli esodati. Chiamo il marito allora. Prego. Allora, io volevo dire solo due cose, perché veramente sono nella disperazione, non so come, dove aggrapparmi più, non lo so. Io ho sempre lavorato nella mia vita, ho sempre ho pagato le mie tasse e tutto. Io sono adesso dal 2007 con un anno di cassa integrazione a 0 ore, poi 3 anni di mobilità, non ci ho avuto un posto di lavoro. Ho quasi 60 anni adesso a settembre e non so come arrampicarmi. Io sono dal 2010 che è finita la mobilità e non so cosa fare, non so cosa fare. Addirittura dall'INPS gli ho detto di darmi i miei soldi che non voglio pensione. Pensa a che disperazione che sono. Le bollette arrivano, tutto e per tutto ignorano. Cosa dovrei fare? Questo mi mette nelle mani veramente nel primo cittadino che verrà qua a Somma e capisce queste situazioni qua, perché è una situazione gravissima. Io non voglio arrivare alla disperazione come fanno gli altri che si impiccano, ma mi ci porta lo Stato così, non so cosa devo fare più. E con questo voglio veramente ringraziare chi mi ascolta, se riesce a ascoltarmi, a capire quello che sto dicendo, perché veramente, Dio sedate, siamo tutti nella disperazione. Io non so più cosa fare, sono nelle mani vostre. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie da buon espresso.